Ciao a tutti, sono Graziella in compagnia di Stefano Santomauro. Grazie a voi. Stasera a Agliana in occasione del Giugno Agnanese 2021. Per la rassegna, leggo perché ormai ho una certa età, promossa da CESVOT, questo evento nell'ambito della rassegna, riprendiamoci la scena, teatro e musica in giro per la Toscana. Stasera ci apprestiamo a ridere insieme al nostro Molto. Stefano. Stefano Santomauro, Livornese Doc, Doc. raccontaci per chi, pochi non ti dovesse conoscere, No, 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 pochi, anzi, sono più quelli che non mi conoscono che mi conoscono. No, no, no. raccontaci qualcosina. Senti, E devo. poi una cosa ti Sì. volevo chiedere, Sì. oltre che raccontarci di te, Sì. incuriosisci il nostro pubblico che ci ascolterà poi, ma che ci ascolta anche adesso, sul tuo spettacolo, così che gli venga la voglia Di di venire. venire. Poi magari se stasera non si può perché a causa del Covid bisogna essere quel tot, però le prossime Non si volte, sa mai, se qualcuno si sì, diverte, poi passa parola. appunto, passa parola, le prossime volte dico aspetta un po', andiamo a vedere perché ci ha Sì, incuriosito. funziona esattamente in questo modo. Sono un comico, lavoro ma quanto mai forse importante dopo tutto quello che c'è accaduto, no? Quindi Sì, c'è infatti, c'è tantissima voglia tantissima voglia, leggerezza, di sì, anche ridere, di ridere. di... Forse lo era già prima, ma Sì, ora ancora di oggi più. secondo me Sì, ancora di sì, più. sì. Io la caratteristica mia, che è quello proprio che mi piace un sacco fare, avendo una laurea, me l'ho fatto contenta la mia mamma, in educatore socio-culturale, a me piace affrontare un tema di attualità ogni volta nei miei spettacoli, sviscerarlo fino al midollo e ridere. Su Quindi sono questo, tutti sì. argomenti culturalmente attualissimi, quindi in like, per esempio Sì. parlo dello stravolgimento che la Sì. tecnologia, i social, il telefonino, non demonizzando mai ciò che poi il telefonino è, ma anzi, io non faccio altro che fotografare quello che io vedo e il pubblico non rendendosene conto, ride per un'ora e non rendendosi appunto conto che sta ridendo di se stesso. Certo, Ed è una cosa che è sì. meravigliosa, perché quando uccidiamo il diavolo, no? Sì. Quindi, e prendiamo in giro la morte, fra virgolette, la risata rende quell'attimo eterno, quindi noi non siamo destinati a durare per sempre se si ride. Quindi è proprio la caratteristica più importante di tutti gli spettacoli, in fake club affronto il tema della comunicazione, come è Sì. Sì, cambiata col fake, e il prossimo spettacolo, che speriamo di appunto, portare, ho Happy letto che ci sarà Days, Happy Days. affronto il tema della felicità. Quindi il Covid, diciamo, mi ha portato un'illuminazione che secondo me questo tema sarà particolarmente importante, no? Perché comunque la pandemia ha alzato l'asticella e forse ci siamo anche chiesti, no? Ma cos'è che davvero è importante, no? Importante nella La vita, felicità secondo sì. me è un tema, insomma, che rincorrono tutti, e ci sarà molto da ridere, sono molto felice di quello che è venuto fuori e non vedo l'ora di Bene, farlo. bene, Sì. sono contenta. Poi ho letto che sei reduce da un premio della critica, Sì, prima della critica, che è mamma mia. avuto Festival della sì, al Comicità Festival della Nazionale Comicità di Modena, di siamo partiti Modena, Teatro 400 Storchi, comici da tutta sì. Italia, siamo arrivati in sette in finale. Recentissimo, perché Recentissimo, il primi 4, giugno, sì, il 4 giugno abbiamo fatto sì. la finalissima, io sono felicissimo, è il primo premio che vinco, sono stato selezionato a tanti festival, appunto con Like, però proprio un premio, è proprio il primissimo premio, quindi poi il premio della critica, insomma, mi Bellissimo. fa Sì, infatti, molto molto particolarmente piacere, importante. se i Infatti, ho premi poi letto. lasciano il tempo che trovano, però sono dei piccoli segnali, come se fossero dei segnali stradali che ti fanno, no? Che se ti perdi dici, ah, guarda, lì Sei metto. sulla strada Sai, giusta. appunto, no? Forse Stai magari è un andando piccolo nella strada. Sì, segnale. infatti, stai È andando un nella piccolo strada segnale, giusta. poi dopo bisogna prenderli, dimenticarseli e continuare a lavorare, che è una Certo. cosa importantissima. Certo. E allora le prossime date, appunto, per chi stasera non è potuto venire a Agliana a vederti, o potrà essere con noi, Allora, dove ti prossime date, troviamo? allora, sono innanzitutto non era per niente scontato che si prendesse la macchina e si girasse l'Italia in lungo e largo, perché insomma, quindi dobbiamo ringraziare non si sa chi. Allora, io sarò a parte La vita, stasera, sì. appunto, a parte stasera qui, lunedì sarò a Valsamoggia a Bologna, poi dopo andiamo a Torino, all'Anzio Torinese per due date, poi andiamo in
Campitello Val di Fassa, quindi andiamo al fresco sulle Dolomiti e poi addirittura per la prima volta andiamo oltre frontiera perché andrò in Svizzera, Svizzera, ho letto, a Locarno, nella ho ridente letto anche la Svizzera, battutina degli a euro, fare like, a raccontacela. fare like, sì, perché io Svizzera è stato sempre il mio sogno, andare in Sì? Svizzera, entrare in banca, dice le banche, Sì? dico, ci vado anch'io, vado in banca con 2 euro e voglio vedere se appunto Se puoi apro un aprire un conto conto con con 2 euro in Svizzera. 2 euro in Svizzera, secondo me dopo 15 giorni ci vado Cioè, va bene e che ce ne sei trovo un comico 1000. sul drive, ma Dici te parecchio, con eh? soldi Cosa? si sogna, è un Sì, po' questo, troppo, cioè, no, mamma mia. quello che mi turba è aprire un conto con 2 euro. No, secondo Poi me lo fanno dopo, fare. sì, tu No, sono dici. crisi anche loro. No, 2 euro secondo me li va bene. Io quelle ho, quindi Poi dopo lo spettacolo gli fai, però. dopo lo No, spettacolo, vabbè. prima mi mandano via. Cioè, Dopo lo dopo lo spettacolo, se spettacolo faccio ridere gli con, svizzeri, che non è infatti, detto, con la perché. scia che lascerai di Vediamo. Ieri ero risate. preoccupato in due posti dove ho portato like, e sono a Udine, Sì, Agliana e Sedegliano, 2 comuni vicino a Udine, che io ho detto, secondo me non ridono. E cioè, nel primo teatro c'era 450 persone, nel secondo, 2 giorni dopo, 600. Hanno riso molto, quindi gli ho detto, vabbè, a Udine sanno riso lì. E poi a Cagliari, so perché, ma io ero un vinto, sai, devo ridere. Non lo perché so, sai, perché non no, c'è. pensi che non Non ho avuto accolgano. paura. E invece hanno riso anche lì. E Quindi allora che forse rideranno svizzera? anche in Svizzera, quindi a Allora anche regola, svizzera. anche se ho 2 Come euro io. si rideranno le Aliana stasera, eh? Sì, lo spettacolo io invito chi è indeciso e magari Sì, deve mettersi sì, appunto un paio di sì, 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 scarpe e sì, sì. scendere, di venire perché è uno spettacolo in cui si ride veramente per un'ora di fila, ogni 20 secondi. È proprio uno Allora spettacolo. bisogna Questo, esserci più di proprio. 100 repliche abbiamo Sì, raggiunto, abbiamo girato infatti ho tantissimo visto, in ho 2 anni e mezzo, letto che oltre avete, 20.000 insomma, spettatori. prima di questo Sì, problema del Covid, 20.000 Covid, spettatori, sì, veramente un tantissimi. sacco di Veramente tante tante, spettatori. spettacolo che si ride molto, fra l'altro appunto avendo fatto molte ricerche, scrivo gli spettacoli, leggo un sacco di libri, guardo un sacco di film, ascolto molte Sì, di musica sull'argomento sì. per riempirmi e poi per riuscire insomma a snocciolare e a fare un quadro il più comico possibile, pur parlando di cose reali al Sì, 100%. Quindi delle cose che noi facciamo tutti i è uno spettacolo giorni che effettivamente quando e che finisce hai però riso sono tanto, anche ti alzi molto e ridicole. dici, però, insomma, le cose ci ha Sì. detto, insomma, non so, Però lo e faccio parlo di me, anch'io, io eh? Sì, sì, non parlo sì. di te, parlo di me, Sì, proprio, sì, sì, sì. racconto ciò che vivo, Che quindi si insomma, vive mi tutti i sacrifico per il giorni pubblico parlando di me. in una chiave ironica, Sì, diciamo così. ironicissima, ironicissima, Ironicissima. veramente uno spettacolo, fa ridere, venite, non ve ne pentirete. Poi sei affiancato, sei in collaborazione con Ho dei avuto la personaggi. fortunissima di collaborare nella scrittura con Raccontaceli. Francesco Niccolini, che è un Niccolini, sì. drammaturgo di fama nazionale, insomma, è coautore di Sì. Paolini, di Alessio Boni, di Sì. Simone Cristicchi. Insomma, ho avuto la fortuna di poter collaborare con lui e alla regia ho quella santa donna, bellissima, veramente un cuore d'oro. Non è semplice trovare delle persone nel mondo dello Anche spettacolo, questo veramente col fa cuore parte d'oro. dei tasselli che hai trovato sul tuo Guarda, ho percorso, avuto sempre la che fortuna di ti, sì, collaborare con gente brava, vedi? ma Cioè, brava ma anche in umanamente. genere le persone brave Umili cercano, sono quelle. sì, ma cercano anche i collaboratori bravi, eh? Non è Guarda, io che si vanno a sono cercare così così, contentissimo. eh? Lei Morozzi è veramente una persona fantastica. Lei ha creduto in me forse quando io ancora non pensavo di farci un lavoro, no? Con questa pa passione e poter anche collaborare insieme e averla alla regia sia per Like che per Happy Days, per me è veramente un E Happy Days grandissimo onore. quando uscirà? Allora, Happy Days quando Quando uscirà? Allora, pensate di farlo uscire? allora Happy Days debutterà in Trentino Alto Adige perché, come Like, e lì per me è successa questa cosa. Un giorno mentre faccio lo spettacolo, fra il pubblico c'erano uno psicologo ed un educatore di Trento, che passano, non mi ricordo dove ero, vedono lo spettacolo, chiamano in Trentino, è successo davvero, eh? E siccome loro in Trentino fanno tutti questi percorsi, appunto nelle scuole, per la comunità, per la famiglia, per i ragazzi, facevano un progetto sulla dipendenza da social, hanno licenziato lo psicologo che doveva venire l'ultimo giorno a fare il convegno, il dibattito, e hanno preso Like. Me l'hanno fatto fare 11 volte. Pensate, io ho visto più di 7.000 fra fa famiglie e studenti. È stata una cosa fantastica perché lì funziona in questo modo. Dopo lo spettacolo, io prendo gli applausi, vado un cammino, fra l'altro sudo proprio una cosa, paio una capra sul palco, proprio sudo tantissimo, ero già nel camerino a asciugarmi. Invece no, ritorni sul palco e lì ovviamente fanno questa cosa che i bimbi, appunto gli Fanno studenti, fanno domande. le domande. E quindi nasceva un sacco Sì, di sì, domande sullo sì. spettacolo. Poi i ragazzi avevano riso, però che, appunto chiedevano se le cose che avevo detto Ma erano vere. spettacolo sullo Aspetta spettacolo. solo sullo spettacolo. E Happy Days
siccome il tema è la felicità e loro faranno un progetto sulla felicità dopo il Covid, hanno analizzato che i ragazzi potessero e anche le famiglie avere come problema il ritorno alla normalità, che sembra ma è più dura di quanto si pensi, sì. E soprattutto per gli adolescenti, gli ho mandato Happy Days, gli è piaciuto e quindi io ridebutterò un'altra volta in Trentino. Poi dopo partiamo in tour in serie, insomma da gennaio, io penso che potremo girare con grande gioia. Benissimo, senti, a me mi hai incuriosito da morire, non vedo l'ora di vederti. Bene, e di ridere, soprattutto. Sì, sì, sì. Io è un anno, ci tengo a dire, io è da settembre del 2019 che non lo faccio, no, del 2020, quindi 2020, è settembre 2020 che non faccio like con il pubblico. Ecco. Quindi praticamente è tantissimo. Stasera infatti ho ripassato ieri come esame di terzo, ho ripassato un pochino, dovuto studiare, anche se lo so, però faccio il professionista serio che ripassa. Ti aspettiamo sul palco. Benissimo. Grazie mille per l'invito e per l'intervista. Vuoi lasciare detto la tua pagina Facebook, così che sì, mi trovate sul sito che è www.stefanosantomauro.it e la pagina Facebook è Stefano Santomauro. Io pubblico tutto dei social usati in questo modo, sono una figata, perché a volte vado nei posti dove non mi conosce nessuno, ma chi però ha visto lo spettacolo, hanno degli amici magari qui a Liana, andate a vederlo, questo, e c'ho sempre pieno, o c'ho gente, e questa cosa è bellissima. Ma la gente se viene perché gli piace. Meno male, dai, per meno male. Benissimo così. Io ti ringrazio tanto. Grazie Stefano, mille. Sei stato molto gentile. Grazie a voi. E ti lascio andare. Grazie mille, vado sul palco, vado a cambiarmi. Ciao. ciao a tutti. 28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.